Stamani ha detto a questo punto, visto quello che è uscito, Lupi dovrebbe fare un passo indietro, è d'accordo? Sì, lo penso anch'io. Adesso al di là dei risvolti più strettamente giudiziari, ma insomma sul piano dell'opportunità politica credo che la situazione sia difficilmente sostenibile e che quindi sarebbe giusto che Lupi faccia un passo indietro e sarebbe giusto anche a questo punto che il Presidente del Consiglio dica qualche parola di chiarezza in più sulla vicenda. Votare la mozione di sfiducia. Ma io credo che il PD debba assumere una posizione. Vedremo, a questo punto delle forti perplessità, vedremo se Lupi riuscirà a chiarire la situazione in Parlamento, ma dopo non è una vicenda che può essere affidata al voto di coscienza. Abbiamo avuto un orientamento del governo sui singoli emendamenti alla legge costituzionale, sarebbe ben strano che su una materia del genere ci si affidasse al voto di coscienza dei singoli parlamentari. Quindi io mi aspetto che Renzi come premier e come segretario ci dica qual è il suo orientamento e che poi il PD assuma una posizione chiara e riconoscibile. E che l'orientamento quindi sia per votare sì. Allora, io immagino di sì.